Porchio il Dudiulons. Non ci credo, sono morto così, invece no! What's up guys, qui è il vostro Dane che devi parlare, ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei. Oggi, il ritorno dell'arma preferita al mondo. Un ritorno di quelle che proprio veramente guarda. Utilizziamo dal Warzone 1, perché l'hanno messa in quasi tutti i Call of Duty. E ovviamente oggi la versione certificata del nazionale con annesso potenziamento. Iniziare, vi ricordo, raga, è uscita la lezione 2 del coaching con il nazionale. Ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo con l'abbonamento. Siamo in tantissimi, raga, stiamo creando un bel anche feedback per riuscire a farvi migliorare tutti insieme. Vi ricordo che usciranno dei video dedicati al miglioramento sugli aspetti, ok, nel dettaglio di COD, dalla mira alle impostazioni alle meccaniche di gioco, in modo tale che abbiate un gap di miglioramento nel corso del tempo. Raga, vi lascio sempre il link qua sotto eventualmente se siete interessati, e poi gli altri benefit come potete giocare con me, e tutti i video che vedete giornalieri li vedete 2 giorni in anticipo. Quindi durano i miei, se volete supportare il nazionale aiuterà voi nel migliorare. Link in descrizione. Eccola qua, porchio il Dudiulons, del Dudiulame, l'MP5. Ma qua non abbiamo l'MP5 vero e proprio, abbiamo il Launchman Shroud con il kit di conversione uscito con la Season 4. Ovviamente, raga, come vi ho fatto vedere nel video dei grafici settimana scorsa, è una delle armi più forte da 0 a 10 metri, ok? Non è una delle armi più facili perché è un bel cavallo matto, ma il feeling è quello dell'MP5. Paro, ragazzuoli, quindi se volete tornare un po' agli albori, questa è l'arma che fa per voi. La build nazionale parte con il laser Kimura per l'entrata in modalità mirino. Canna Dark Star 114 mm. Raga, perché ho messo questa canna? Allora, questa toglie un po' di portata, anzi parecchia, ok? In realtà non avrei dovuto metterlo. L'ho messa, raga, per una necessità fondamentale, perché come potete vedere, adesso non lo vedete, ci sono io, busta, vabbè, l'hip fire, il movement, ma soprattutto l'entrata in modalità merino del 36%, raga. L'ho messo solo ed esclusivamente per questo valore qui, raga, perché senza questo accessorio, adesso vi faccio un esempio proprio lampante, lo tolgo, l'entrata in modalità mirino diventa praticamente come un assalto, ok? Cioè non è molto gnucco, ok? Molto gnucco, molto lento, e capite che in close non va bene che entriate in modalità mirino con questa lentezza. Quello, raga, è fondamentale, anche perché comunque la dovete usare a corto raggio, non dovete usarla oltre i 15-20 metri, quindi ho fatto questo ragionamento in modo tale da essere il più rapidi possibili, ma soprattutto i più efficaci. Ferma mano DR6, caricatorone da 40, ma potete mettere tranquillamente anche i 50 colpi, e appunto il kit di conversione Jack Decimator, che lo sbloccate facendo 30 kill con le mitragliette silenziate in qualsiasi modalità. Raga, c'è poco da dire, è un tuffo vero e proprio nel passato, quindi il nazionale vi consiglia vivamente di utilizzarlo. Noi, belli miei, ci vediamo domani nel prossimo video. Bella, ragazzi. Oh, ma guarda che... Ma questo è un kits! Oh, bro! Ma questo è un kits! Ma questo non c'ha l'età per giocare a questo gioco, zio Pera! Questo qua è Peggy 18, zio porco! Questo qua è il pistolero. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Oh, gli rubo la skin delle ranked. Oh, che bella. No, questo è Adam. Questo qua è Adam Suke. Non è lui. 70-80% sulle microtransazioni.
Sarebbe un danno veramente enorme. Stasera. A mio cugino, ma guarda, quello... A mio cugino, quello dell'America, Dani, quello che c'è già la PlayStation 6, sta già giocando a GTA 6. Perché se lui, lo voglio subito. Lo voglio, lo esigo subito. GTA 6, Sangra... Oh my god, ma questo carnetto ormai è un'estensione del mio corpo. GTA 6, Vibo Valencia. Oh mio Dio, l'ho detto che è un'estensione del mio corpo. Vedi che mi sono proprio beccato la kill. Porco schifo. Un mese da? Qui non stai giocando una sega. Ma neanche in RP stai entrando, Dani? Neanche in RP? Guarda, Ale, il nostro obiettivo sarà escopare entro l'uscita di GTA 6. Sono morto, addio. O forse no. Forse sì, forse no. Non lo so. Porchio il dude you longs. MP5 is back. MP5 is back. Non so, sgravato pure. Guarda che robetta, Danielo. Guarda che robetta, Danielo. Si opera. Vabbè, ditemelo, la smetto subito. Ditemelo che la smetto subito. Merda. Signor Better, buonasera. Buonasera, Joker. Chi è la partita di questa sera? Un bacione, Tripla. Ci sentiamo questa notte. Quindi presumo, deduco che... porco zio, raga. Sì, esatto, ci sono le World Series oggi. Dani. No, con le corazze, fino a 85 metri, Dani. Fino a... anzi, 86. Fino a 86 metri. 86 metri, one shot. In testa, ovviamente. Come cappero andiamo? Ma guarda, sono molto propenso ad acquistarmi un bel WWW. Non ci credo, sono morto così, invece no! Buonasera, Peppe! Madonna, ci è mancato proprio pochissimo. Porco zio, ho sparato sulla tibia, tibia barra perone. La madonna! Ma che cazzo era? Questo qua era posseduto! Porco zio! Era posseduto da mio zio Carmelo! Tabagista certificato! 36 sigarette al giorno! Ma? Dov'è? Questo qua è un professionista, mi sa. Questo può essere che sia un professionista, ragazzo. Oh cazzo, no! No! Sono morto, raga, sono morto. No, no, raga, mi sono fomentato. Mi sono fomentato, non ci credo. No!